Ciao amici, benvenuti tutti in questo nuovo video. Io sono Andrea Lanciotti, il vostro tecnico digitale, e oggi breve tutorial sull'uso dello Sky Q Mini. Perché? In tanti ogni tanto mi chiamate e mi dite: Andrea, ho lo Sky Q Mini, non funziona, non si riconnette, provo a riaccoppiarlo e non so come fare. Allora voi dovete fare un hard reset. Perché il mini potrebbe aver preso degli indirizzi sbagliati e tutto quanto, quindi bisogna resettarlo completamente e poi riaccoppiarlo. Quindi oggi vi faccio vedere come fare l'hard reset del mini per poi riconfigurarlo, così potete vedere di nuovo la televisione. Quindi adesso iniziamo e vi faccio vedere. Come vedete, qui abbiamo questo problema che a volte capita. Prima cosa da fare, dovete andare sul decoder principale e vedere se c'è connessione sul decoder principale. Se c'è connessione sul decoder principale, allora dovete per forza riaccoppiare il mini. Se non vi si raccoppia, fate questo hard reset. Altrimenti non c'è niente da fare, dovete andare a raccoppiare o riavviate il modem di internet prima di fare questo hard reset. Il funzionamento è molto semplice, basta che premete il tasto home, qui andate su impostazioni, digitate il codice 001, ok. Una volta entrati nel menu, andate qui su reset, fate Ripristina impostazioni e rete, tutto dovete ripristinare. Premete ok, lo Sky Q Mini in pratica si resetta e per questo motivo non funzionerà neanche più il telecomando. Quindi voi dovete andare anche a resettare il telecomando premendo i tasti 7 e 9. Una volta 7 e 9 contemporaneamente, e vi dovrà lampeggiare un LED rosso, così avete sia il telecomando sprogrammato sia il decoder. Quindi voi fate riavviare il decoder, vi inizierà la procedura di accoppiamento. Andate a premere il tasto VPS sullo Sky Q principale e vedrete che si raccoppierà. Poi, una volta che si è riaccoppiato il decoder, prendete il telecomando, premete i tasti 1 e 3 e lo riconfigurate con il vostro televisore. Bene, spero di essere stato chiaro. È stata un tutorial veramente molto semplice, però è per farvi capire in modo facile e veloce come potete ripristinare il decoder Sky Q Mini senza alcun problema. E vi dicono al telefono: fate questo, fate quell'altro. No, resettate tutto, lo ricollegate, lo riaccoppiate, riconfigurate il telecomando e il gioco è fatto. Quindi, se questo video ti è piaciuto, mi raccomando, lascia un like, iscriviti soprattutto al canale e ci vediamo ai prossimi tutorial. Ciao a tutti da Andrea Lanciotti, il vostro tecnico digitale. Ciao!